Fallo passare, fallo passare. Aspetta, no, no. Spot per il Newcastle, un ferito il Sacred Team, signori e signori, un applauso per il vincitore Alfredo Palloni. Italiano della categoria Elite Sport per il Ciclocross 2018, centro bici team interni, secondo classificato con Leonardo di classifica della categoria Elite con il numero 2 per il Montanini. Ecco Futura, l'applauso per Riccardo Ridolfi. Signore e signori, siamo nella categoria Master 4, applauso per Silvia Giovane. Il numero marathon, ci sono andato non vicino, però sono arrivato secondo. Interviste, abbiamo visto l'arrivo del quarto classificato Silvio Giovane per l'UC Petrignano, abbiamo il 2018. Ma adesso non ho il numero marathon e questo lo faccio. Nel frattempo salutiamo la... Abbiamo fatto la gara, sì, partendo subito in quattro, abbiamo collaborato per... altro arrivo, c'è cioè il numero 106, signore e signori, siamo quindi con Valentino Commodi. Cinghiale c'è! Oggi altri due per prego, meglio prego. Dire, c'è cioè il numero 650 o 660. Dal numero 7 nei confronti del numero 475-199, arrivo con il numero 124, siamo quindi con Paolo Farinelli, abbiamo anche l'arrivo per il numero 5 insieme a Davide Colombo per il montamento. Quindi salutiamo Fabrizio Laloni per la categoria Master 1. L'arrivo è quello del numero 8, signori e signori, con Antonio Mariani. La maglia di leader della categoria Master 3, accogliamo l'arrivo. Ti fanno male i grampi? I granghi. I granghi ti fanno... L'arrivo del numero 202, quindi siamo con Dario Mostarda per il Mountain Bike Club Rieti. L'abbiamo visto anche... Carissimo, è stata dura anche oggi. Dura. È bellissimo. Molto dura. Io non ho sentito... Capoliveri. Andiamo a fare la Capoliveri. Che bella maglietta.
Uè, Randy! Una botta! Sì, no. Ho capito, andiamo a prendere se sì, grande! Aspetta che parli! Bravo Prezzi, benissimo, quindi invitiamo Sara Mazzorana a restare in... Per il GECO Umbria Marathon Mountain Bike in categoria esordienti maschile. Mattia Ferini per il GS Test Cicli Perugia, leader nella categoria Junior. Per il Olfi, leader di classifica anche dopo la terza prova di Nocera Umbra. Per il leader GECO Umbria Marathon. Non ho mai la telecamera, mamma. Laura Sopranzi per il centro BC Team Terni, leader nella categoria. Annalisa Delisio per l'SD Man Art. Soprattutto salutiamo l'arrivo per il numero 200, leader nella categoria Master 6 e categoria Master 2. 121, siamo con Domenico Leuteri, Castelrosino, no, parlo con Dario Mostarda, Montabecchia Berrieti, leader della categoria numero 51, Luca Agostinelli nella categoria Master 4. 5. Laris Bike, prossimo appuntamento il 20 maggio, quindi 20 maggio non mancate in località. Giampaolo Petrioli, leader di classifica categoria Master Over. Signore e signori, numero 115 e 210, siamo con la coppia del Castelrosino Superbike, c'è anche l'arrivo per il numero... Siamo così pronti per aprire i primi tre classificati, signore e signori, il vostro applauso per il podio della Gran Fondo delle Sorgenti edizione numero 7. Abbiamo il Matte all'arrivo, numero 130, siamo con Peppino Fioramanti, Castelrosino Super. Sara Mazzorana, vincitrice. Al momento è con Germano Cozzari, abbiamo poi l'arrivo del numero 106. Souvenira e l'applauso alla categoria esordienti femminile. È quello di Ernesto Di per la categoria Master 6 e Giampaolo Pedro.